caro Boris, in realtà ogni imposizione... No, non penso questo, anzi. Ci sono delle imposizioni che sono liberazioni. Guarda, tu pensi così perché consideri l'imposizione una cosa in sé come qualcosa che arriva dall'alto e che magari è una visione relativistica delle cose, per cui una cosa vale l'altra e imporre una al posto dell'altra è un'arbitrarietà, è una semplice arbitrarietà perché tanto tutte si equivalgono e non ha senso prediligerne una al posto dell'altra. Oppure magari pensi così perché in generale consideri imposizione tutte le cose nuove, ma in realtà non è così. Le imposizioni sono qualsiasi cosa, che c'è anche adesso un'imposizione, semplicemente non la consideri un'imposizione perché ci sei abituato ormai. Tutte le abitudini, che poi tra l'altro le imposizioni sono di due tipi, non ci sono solo quelle, ad esempio lì quella dell'alzarsi prima, d'accordo? Non c'è solo l'alzarsi prima che ti mette lo Stato, ti mette la sveglia in casa. C'è anche il fatto di alzarsi prima semplicemente con le scuole che aprono prima, gli uffici che aprono prima. Non è che c'è qualcuno che ti impone di cambiare le tue abitudini con una legge, oppure mettendoti appunto una sveglia in casa o controllando che sia a dormire alle 9. Cioè poi secondo me la cosa migliore per questa cosa qua sarebbe semplicemente farlo, fare questa cosa, cioè di anticipare tutto di 3 ore, ma senza imporre, cioè la gente può anche continuare a dormire alle 11 se vuole, semplicemente poi deve essere in ufficio alle 6, sarebbe una cosa del genere. E poi l'imposizione, perché ti dico che sarebbe liberatoria questa cosa? Sarebbe liberatoria perché tu in realtà c'è stata un'imposizione irragionevole prima. Quella dell'alzarsi tardi è una moda che è stata imposta alla gente. Tu magari sei cresciuto in questo modo, con l'alzarsi come me, con l'alzarsi alle 7, 8 e andare poi a dormire alle 10-11, quindi siamo abituati a questa cosa, non è una cosa che consideriamo un'imposizione, però in realtà lo è stata. Se tu magari, se i tuoi trisnonni ora fossero vivi e tu parlassi con loro ti direbbero che è stato imposto loro di alzarsi tardi, perché probabilmente loro, non so, tutti, un po' in tutti i continenti, un po' in tutti i posti del mondo, in tutte le epoche anteriori a quella moderna, cioè prima della fine dell'Ottocento, un po' in tutto il mondo, tutti si alzavano per le 4, prima dell'alba, per le 4 e andavano a dormire per le 9, alcuni prima, altri un po' dopo, ma non è che sia importante questo. Comunque tutti si alzavano prima dell'alba e andavano a dormire un po' dopo il tramonto, non andavano a dormire di notte. Allora, questo non vuol dire, però sarebbe sbagliato questo discorso, no? E io faccio questo discorso per dire bisogna fare come si è sempre fatto. No, bisogna fare le cose ragionevoli. Un'imposizione non devi guardare se è imposta da qualcuno, se è imposta in modo... con la forza o semplicemente con cambiando le abitudini, cioè si imposta per legge o semplicemente per moda. Sempre un'imposizione è, stessa cosa, non devi guardare se è un'imposizione nuova o passata, sempre un'imposizione è, semplicemente, anzi, forse quelle passate sono ancora più vincolanti, perché tu non ti accorgi nemmeno, non c'è nessuno che ti deve giustificare le cose, ad esempio il fatto di alzarsi per le 8 o le 7 è una cosa normalissima, nessuno la considera un'imposizione, invece lo è perché non che qualcuno abbia deciso di spostare le lancette di 3 ore indietro della vita,
non è che ci sia stato un piano dietro, però è stata proprio una moda che non ha nessun senso, cioè una moda che hanno inventato i nobili per distinguersi dai borghesi, che tanto loro potevano permettersi il lusso di dormire fino alle 11. Che no, non è sbagliata di per sé una moda, ma è sbagliata proprio perché è irragionevole, cioè che senso ha questa cosa per noi? Appunto hanno istituito l'ora legale proprio per un po' temperare questa assurdità, almeno nei periodi dell'anno in cui era più importante c'è la luce, almeno non sprechiamola, non sia da un punto di vista, lì il punto di vista era energetico, però c'è anche il punto di vista proprio della, ma poi qui quando parli di salute tu magari pensi che tutti quelli che dicono che bisogna migliorare la società, bisogna cambiare le abitudini per migliorare la società in modo presunto, sono dei nazisti. Allora, presunto più o meno, perché cioè è giusto se ovviamente questi miglioramenti sono presunti, però una volta che si ragiona, ad esempio se uno ti vuole imporre una cosa, facciamo pure, ti vuole imporre una cosa del tutto nuova, ti vuole imporre una cosa del tutto nuova, del tutto attraverso una legge proprio, proprio in modo forzoso, ti vuole imporre una cosa nuova, in modo forzoso, però ti spiega le ragioni e tu capisci che le ragioni sono sensate, allora quella è una liberazione, non è un'imposizione negativa, è positiva quell'imposizione, perché appunto l'imposizione è, tu non devi guardare se è un'imposizione nuova, se è forzosa o se riguarda anche la sfera privata, non devi guardare queste cose, tu devi guardare se l'imposizione è sensata, ragionevole o no, se l'imposizione è una cosa che si sempre fa, anzi appunto il problema delle cose vecchie è che nessuno ti deve esporre le ragioni, è una cosa assodata ed è proprio questo il problema, perché se un'imposizione non viene esposta, non è esposta chiaramente, ma è una cosa implicita, normale per tutti, quella può essere davvero una cosa dittatoriale. Ad esempio questa cosa qui dello svegliarsi tardi può essere considerata davvero una cosa dittatoriale, perché no, non perché ci sia un dittatore che l'ha imposta, ma proprio perché è irragionevole, nessuno la mette in discussione, anzi sentivo che in America addirittura pensano che c'è qualcuno che propone questo, di spostare tutte le lancette dopo delle scuole, perché in questo modo la gente è più riposata, cioè anziché andare a scuola alle 8, andare a scuola alle 10, è la stessa cosa negli uffici, che ha senso, non è del tutto sbagliato, ha senso perché dici che così la gente dorme di più, solo che partono dal presupposto che la gente vada a dormire tardi, se tu invece metti la scuola alle 4, poi la gente va a dormire ancora prima, se la metti alle 2 di mattina la gente non è che continuerà ad andare a dormire alle 11. E poi questa cosa dell'andare a dormire non è una fissazione, è proprio una cosa, cioè di tutto si può discutere, tutto può essere proposto, anzi è proprio importante questa cosa, cioè anche se tu proponessi di spostare, perché tu magari preferisci la notte, non stare svegli di notte, se tu dicessi guarda facciamo così, iniziamo la giornata alle 2 di pomeriggio e poi andiamo a dormire alle, non so, alle 6 di mattina, allora questa sarebbe un'imposizione, tu vorresti imporre questa cosa, ma è giusto che tu lo faccia, no, io non andrei contro questa cosa, non andrei contro, poi direi beh ragioniamoci sopra e poi se mi convinci, allora tu semplicemente mi hai liberato, prima mi hai liberato da un pregiudizio, io pensavo che andare a dormire presto fosse positivo, mi hai liberato prima da questo pregiudizio e poi mi hai liberato da un'imposizione sbagliata, perché magari se tu mi spieghi che è meglio dormire andare a letto alle 6 di mattina e svegliarsi alle 2 di pomeriggio e ha senso come cosa, oppure no, non so, una cosa del tutto strana, che ne so, bisogna dormire 3 ore, se tu mi spieghi e poi capisco che hai ragione, non lo considero un'imposizione, ma una cosa che è mia, una cosa, e poi se tu la vuoi imporre a tutti, ma magari pure con una legge, attraverso una legge proprio che bisogna mettere le sveglie, ovviamente questo non penso sia molto sensato, però se capisco che è sensato, allora è giusto, è giusto e bisogna spiegarlo agli altri.
È così che funziona, non bisogna, sai, non bisogna pensare che solo ciò che è consuetudinario sia naturale. No, quello è proprio sbagliato. È proprio sbagliato e anzi, le cose più aberranti si basano proprio sulle consuetudini. Pensa a questo, è consuetudine magari in certi posti che la moglie venga rapita. È una consuetudine, e se uno dicesse no, è meglio che ci sia il consenso e che venga certificato in comune, questi ti dicono magari, se tu proponi questa cosa, immagina, fai finta che non siamo in un mondo, perché ora c'è l'influenza esterna sui mezzi di comunicazione da tutto il mondo, se in un paese facessero così apparirebbe molto più evidente che è una cosa aberrante, perché in tutto il resto del mondo fanno il contrario, in tutto il resto del mondo glielo fanno notare che stanno facendo una cosa sbagliata. Però immagina proprio fosse una cosa chiusa, una comunità chiusa, oppure che in tutto il mondo si facesse così. Ecco, in questi casi verrebbe considerata una cosa, un'imposizione. Cioè, se tu dicessi alle persone guardate che bisogna fare così, loro te lo considererebbero un'imposizione, perché ti direbbero mi stai imponendo così di sposare donne cattive, perché una donna brava dice sempre di no, e se dice di sì è una donna cattiva. Ti direbbero una cosa del genere, oppure tu ti stai intromettendo nella mia vita privata, ti direbbero anche cose così, che sarebbe vero, sarebbe vero. Oppure tu stai introducendo cose nuove, stai andando contro le tradizioni per modificare la società per un presunto miglioramento. Cioè, puoi dimostrarmi che è giusto? Molti ti direbbero che non è dimostrato, ovviamente lo puoi dimostrare, e sarebbe sbagliato anche imporre anche una cosa così che è giusta senza però spiegare le ragioni. Dici che è così perché se no sei, non va bene. No, non bisogna fare così, bisogna spiegare le ragioni, però è giusto imporre questa cosa. Cioè, questo è il punto. Non tutte le... Ci sono delle imposizioni. Ad esempio, questa imposizione qui sarebbe una liberazione, anche se fosse imposta con la forza. Com'è? Cioè, se uno rapisce una donna per sposarsela, viene poi riportato alla ragione con la forza. Meglio non farlo, meglio convincerlo prima, però se poi non lo fa, lo costringi con la forza. Quella cosa degli orari, invece, non sarebbe... Potrebbe anche essere imposta con la forza, ma io non penso sia una cosa ragionevole imporla con la forza. Una persona, come ora, tu sei libero di andare a dormire quando vuoi, però tenderai, perché per come è fatta la vita sociale, come è fatto il lavoro, tenderai ad andare a dormire alle 10, 11, 12, cose così. Non andrai a dormire alle 3 di notte, a meno che il tuo lavoro non sia così, cioè vieni anche visto male se lo fai. È sbagliato essere visti male se lo fai, però non si può negare che le cose stiano così. Ecco, un'imposizione del genere andrebbe fatta, una cosa più sociale, non una moda, ma proprio che se le scuole aprono alle 6, gli uffici aprono alle 6, poi la gente va a dormire, non è che devi imporglielo nella sveglia. E poi è sensato, ma questo è un altro discorso. Cioè, un discorso è dire che le imposizioni sono sbagliate, l'altro discorso è poi dire che imporre la sveglia, cioè non imporre la sveglia, imporre di cambiare gli orari della società è sbagliato. Questo è sensato, cioè puoi aver ragione. Su quest'altra cosa si discute, ma su questa cosa delle imposizioni che non possono essere liberazioni, no, non penso proprio. Ok, siamo quasi arrivati, no?